Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e ovviamente anche le live quando c'ho voglia di farle, dei vostri giochi preferiti. Oggi, come sempre, oramai è un mese che faccio filmati solo ed esclusivamente su Cyberpunk, la guida su come recuperare la katana di Satori se per caso durante la quest non l'avete recuperata e quindi dovrete tornarci. Ma è un po' complicato, bisogna utilizzare due glicettinimi e partiamo subito, ve li faccio vedere. Sono semplicissimi. Iniziamo con vi dovete teletrasportare chiaramente vicino alla Larzaka Plaza, quindi la Larzaka Tower. Quindi vi teletrasportate lì, dovrete arrivare davanti all'edificio. Molto semplice, molto stupido. Per arrivare ovviamente all'edificio dovrete passare dall'acqua, quindi farvi tutta la bellissima nuotata e arrivare davanti all'edificio per poi dover utilizzare due glitch. Sono un glitch se volete praticamente arrampicarvi sull'edificio, o l'altro glitch molto più semplice che vi consiglio utilizzando l'auto. Una volta che sarete davanti all'edificio, il primo glitch si deve utilizzare una katana. Non ve l'ho detto all'inizio, forse è meglio che lo scriva all'inizio del video. Quindi, se avete la katana e il doppio salto, questi glitch sono utilizzabili. Dovrete prendere la katana, utilizzare il glitch per farla scomparire. Non vi spiego com'è perché io già odio usare i glitch, ma in questo caso è obbligatorio in pratica. Dovete far sparire la katana e a un certo punto arrampicarvi, come faccio io, sull'edificio. Bene, adesso riuscirò in qualche maniera a far scomparire la katana e ad arrampicarmi. Ovviamente per arrampicarsi, una volta che avete fatto scomparire la katana, dovrete cliccare velocissimi, se usate mouse a tastiera o anche il joypad, l'attacco veloce. E questo vi farà sì che vi arrampicherete sul palazzo. Però è una rottura di palle e vi consiglio di usare il prossimo glitch. Bene, il prossimo glitch invece è molto più semplice. Dovrete tornare davanti alla Larzaka Tower, andare sulla destra, quindi verso la curva, chiamare l'auto, quindi chiamare la della main, in questo caso deve essere con apertura dello sportello normale, quindi non quelle classiche ipertamarre. Io vi consiglio la della main se ce l'avete, o una qualsiasi altra auto. Salirete sull'auto chiaramente e vi posteggerete a una certa distanza davanti all'ingresso della Larzaka Tower. Adesso ve lo faccio vedere. Così che scendere sulla sinistra dell'auto, quindi scendere dal posto del guidatore, farà sì che vi butterà all'interno della Larzaka Tower. Ok, una volta entrati e abbattuto il bestione, chiaramente che quasi tutti hanno lasciato perché non credo che facendo questa bellissima missione l'abbiate distrutto, quindi se avete cortocircuito potete usare il cortocircuito senza alcun problema, ricordatevi di prendere il suo pezzo, andrete all'ascensore qua sulla destra per arrivare in sala conferenze, ricordatevi anche di raccattare tutto visto che ci siete. Una volta nella sala conferenze, chiaramente se non avete ucciso i nemici sappiate che ci sono ancora, quindi dovrete ucciderli, io ovviamente ho fatto strage e va bene così. E dovrete seguire quello che faccio io, in pratica.
Ve lo ricordate questo bellissimo posticino? Dove il nostro carissimo amico è stato ferito. Maledizione. Comunque, una volta che siamo qua, mandate avanti il tempo sia giorno, perché sennò non vedete assolutamente un cazzo. Dovrete usare il double jump per aggrapparvi e salire in pratica sul tetto dove siamo caduti la prima volta. Utilizzando il double jump, risaliamo sul tetto sotto l'appartamento dell'Arasaka di Satoru. Bene, una volta che siamo saliti sul tetto, saliamo sui pannelli solari e dovremo arrivare al punto in cui c'è la sporgenza. Questa sporgenza qua che vedete, ok, è l'unico punto dove ci si può aggrappare. Si salta col doppio salto e si arriva praticamente all'appartamento. Una volta rientrati nell'appartamento, io ovviamente ho sbagliato strada, dovete andare dall'altra parte, raccattate su tutto quello che c'è, che tra cui c'è una pistola iconica all'interno dell'appartamento e poi di sopra, andando di sopra, chiaramente si arriva alla katana che ci interessa. Una volta quindi raccattato tutto l'appartamento, noi andiamo di sopra. Ricordatevi anche qua di raccattare quello che c'è nella valigia che c'è lì. Poi si sale dall'appartamento e si arriva alla famosissima katana. Bene, con questo è tutto. Io spero di esservi stato utile. Lo so, è un utilizzo di glitch ignobile, ma è l'unica maniera per arrivare a prendere la katana di Satoru. Ci rivediamo comunque al prossimo video e GG a tutti quanti.